Fedez, vola la petizione per il bonus psicologo, 200.000 firme in 24 ore. L'artista milanese chiede al governo un sostegno per coloro che affrontano disturbi mentali e che, per ragioni finanziarie, non possono permettersi le necessarie sedute di psicoterapia. La petizione lanciata ieri da Fedez per difendere il bonus psicologo, un sostegno vitale per coloro che affrontano disturbi mentali e che, per ragioni finanziarie, non possono permettersi le necessarie sedute di psicoterapia, ha raccolto oltre 200.000 firme in meno di 24 ore. Numerose sono state le condivisioni sui social a sostegno dell'iniziativa e l'artista ha annunciato che la petizione avrà un seguito concreto. Ha inoltre promesso di richiedere un incontro con il ministro per discutere della questione. Che cos'è il bonus psicologo? Nel 2021, il governo Draghi aveva allocato 25 milioni di euro per il programma del bonus psicologo, riconoscendo l'importanza cruciale di sostenere la salute mentale nella società. Tuttavia, il governo Meloni ha drasticamente ridotto questi fondi a 5 milioni per l'anno in corso e a 8 milioni per il 2024, mettendo a rischio il sostegno necessario per chi ne ha urgente bisogno. I dati allarmanti sottolineano la gravità della situazione. In Italia, il 20% della generazione Z, tra i 10 e i 20 anni, soffre di disturbi mentali, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani dai 15 ai 25 anni a livello globale. Emergenza tra i giovani. Tutti i dati. L'Istat ha confermato che nel 2021, oltre 220.000 giovani, il 6,2% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni, viveva in condizioni di cattiva salute mentale e insoddisfazione nella propria vita. Nonostante la necessità evidente di supporto psicologico, ci sono solo 2,8 psicologi ogni 100.000 abitanti negli ospedali e nei consultori, mentre l'Istituto Superiore di Sanità indica la necessità di almeno un psicologo ogni 1.000 abitanti. L'Italia investe appena 60 euro per cittadino nella salute mentale, posizionandosi tra gli ultimi in Europa. Il bonus psicologo, introdotto nel 2022 per sostenere le spese delle sessioni di psicoterapia, ha ricevuto un'enorme domanda, con il 99% delle richieste rispondenti ai criteri di ammissibilità, secondo il rapporto annuale 2023 dell'INPS. Tuttavia, solo il 10,5% delle richieste è stato finanziato, circa 41.600 domande, a causa della drastica riduzione dei fondi disponibili. Cosa chiede la petizione? I sostenitori di questa petizione chiedono al governo di varare urgentemente i decreti attuativi per il bonus psicologo, insieme a un impegno a stanziare fondi adeguati per la salute mentale. Il mancato varo di questi decreti nei prossimi due mesi rischia di vanificare l'intera operazione, facendo confluire i fondi previsti nel bilancio generale dello Stato. L'artista afferma che è giunto il momento che il benessere psicologico diventi una priorità nazionale. Con questa petizione si vuole proteggere il bonus psicologo e assicurare un accesso rapido ai fondi per chi ne ha bisogno, sottolineando l'importanza di investire nella salute mentale dei cittadini italiani, in particolare dei giovani.